Buongiorno a tutti, qui è Dave Ex che parlo. Oggi siamo su un altro gioco, un gioco stupendo, Rise of the Triad. Allora, ringrazio subito il titolare del server, Ceneri di Atlantis Tauro, che me l'ha regalato. È un gioco stupendo, mi piace tantissimo. Allora, piccole informazioni su questo gioco. Allora, la prima versione è uscita nel 94 dalle Apogee Software, che è la stessa casa che ha fatto Duke Nukem 3D, quindi giocone. Vedrete anche le somiglianze. Ho fatto un 10 minuti di campagna giusto per vedere com'era. È un gioco bellissimo. Allora, facciamo un bel Normal Hard Ludicrous. No, Ludicrous non so cos'è. Sì, vaffanculo. Allora, boh, via. Ma sì, non avrei fatto un cazzo. Ok. Allora, Taradino, Lorelai, Ian, questo sembra più metallero di tutti. Prendiamo lui, sì. Beijin, allora, le Nazioni Unite hanno coso, mi pare che è ambientato prima del 2000 questo. Vedrete quanto uguale a Duke Nukem 3D. Tanto è simile, non uguale, dai. Ok. Stupendo questo. Come è fatto? Arrivati. Guarda che figata. Ecco, vedete? C'ha pezzi, mi sono dimenticato, ha pezzi anche di Wolfenstein. Ok, perché è esploso già un nemico? Non ho sparato, cazzo. Una pistoletta sola merdosa, cazzo. Ok, adesso ho due pistolette. Wow! Figlio di puttana. Ok. Dovrei aver anche improvvisato un pop filter, quindi speriamo che vada. Dov'è? Si può salire lì dentro, devo scoprire come. Tu muori. Ok. Ragazzi, il gioco è abbastanza pesante, eh? Non crederete, ma è più pesante di quello che sembra. E là sopra si può salire. Oh. Uno. Che cazzo? Ok. Allora. Dun. Ops. Ok. Cazzo, sono colpito. Stupendo. Si incazzano pure quando li colpisci. Ok. Aia! Solo che adesso non so se ho già il mitra. Non ho ancora il mitra. Ops. Scusate. Allora, oh, eccoci. No. Oh cazzo. Muori? Sì, sei morto. Carino questo. Sì, yeah. Non ho capito cosa ha detto, però yeah. Ok. Ok. Op. Ok, perfetto. Cosa cazzo? Qua. C'è niente. Salta. Woo! Bene, sì, moriamo subito. Questo è qualcosa di overpower, ma mi fa laggare tutto, quindi lo spreco.
Guarda, lui che faceva. Ok, perfetto, potenti, potenti. Wow, che cazzo? Chi è che mi colpisce? Chi mi spara? Come riusciva a colpire là? Oh, stronzo. Ah, non muore questo. Oh, ok. Quindi vado a botte di 30. Vabbè. Mori! Ah, dai, mori! Vuoi morire? No, non vuoi che sparo? Non vuoi che sparo? Non vuoi che sparo, invece sparo! Anche tu, un bel headshot. Sì, con la mia mira poi. Oh! Fottiti! Ma che cazzo gli spari in testa si arrendono? Ma sei scemo! Che figata, rutta pure quando gli date da... trovate cibo. Ah, ma porca merda, morite! Ma quanto... Ok. Non mi ricordavo come si saliva qua, cazzo, l'avevo fatto. Tipo così. Non so se questo è il modo, però... Sì, avevo fatto tipo il primo livello. E comunque giochi come Duke Nukem sempre avevo... Ci sono anche qua le aree segrete. Allora, sì, bene, siamo Gianni. Gianni Spizzi. Madonna, che tirata di lag. Dovrò modificare le grafiche, mi sembra. Cazzo, se mi lagga questo e non... Cioè, e Battlefield mi lagga di meno, quindi... Oh, che figo! Oh. Gazzo... Che cazzo significa gazzo? Oh, mi spa... Ah, eccoli qua. Vaffanculo. No, cazzo. Oh. Vedete? Oh, TNT. No, non sparo. Ok. E questo? Ma che mira di merda. Sì, saltiamo. Jump style. Hop, hop. Allora, così. Ma sì, penso che finiremo il primo livello, giusto per... Vi faccio assaporare questo gioco stupendo. Ok. Allora. Sì, guardate sempre i minimi particolari perché come potete vedere... Vaffanculo, come potete vedere io non so salire su una mini piattaforma merdosa. Oh! Ok. Comunque ve lo consiglio come gioco. Costa adesso 15 euro, però è stupendo. Cioè, poi ve lo regge perché se mettete la grafica al massimo è bellissimo. Proprio stupendo. Vi dico, è un gioco bellissimo, a me piace tanto. Ho completato 38%, come avete completato il 38%? Non mi prendere per il culo. Ah, sì, salta sangue. Ah. Vaffanculo. Ecco, questo è meglio. Wow, tu bruci, sì, bruci. Ok, e questo? Oh. Perché ci sono i nemici nelle aree segrete? Boh, esplode, guarda gli arti, intestini. È una figata di gioco. Beh, diciamo che comunque i suoi prequel non erano proprio normali, cioè Wolfenstein, poi era... Dopo Wolfenstein c'era... come si chiama? Oh, cazzo. Duke Nukem, scusi. Visto doveva essere un sequel di Wolfenstein. Infatti sembra abbastanza bunker nazisti al posto di...
di quelle strane fasce di quelle bandiere, ecco, al posto di quelle. Fammi parlare, ok. Allora, al posto di queste strane qua, una svastica, penso ci stesse meglio. Ci stava sicuramente, cazzo, cioè, sono proprio quasi uguali. Va bene. Ma da dove cazzo spuntate voi? Ma andate a fare in culo. Ok, no. Mamma mia, oh. Ok, cosa c'è qua? Niente, nothing. E allora continuiamo ad andare avanti. Scusa. Quando vedete sangue, se sparate vicino, avete un nemico, guardate sempre la vostra vita, perché può essere che avete colpito lui. Oh, aia, cazzo. Porca puttana, fammi salire. Oh. Vedete? Adesso non gli ho fatto danno. Muori! Olla. Vedete sta gente che non muore. Allora. Non mi ricordo come si andava da sopra. Così. Ok. Musica metallona sotto. Signori. Il prossimo video lo farò meno laggante, perché comunque devo modificare le impostazioni grafiche. È una figata sto gioco. Questo gioco è stupendo. È il più bello del mondo. Cioè, a me piace tantissimo. Altro che Duke. È meglio di Duke Nukem 3D. Sa un po'. C'ha i personaggi vari. Non ha il carisma di Duke Nukem, però è bello. Secret Found 4 stunni. Porca puttana. Enemy skill 51 su 52. Cazzo, non ne ho ucciso uno. Vabbè, dai. Allora, il primo episodio è così finito, quindi abbiamo finito. E vi posso dire che per questo episodio farò la campagna. Per questo episodio da Dave X è tutto, e a un prossimo video. Ciao a tutti.